Succede una cosa strana nel mondo apparentemente coerente e perfetto di Matteo Renzi, che il Quirinale, cioè Giorgio Napolitano, convoca per parlare del decreto degli 80 euro non il Presidente del Consiglio, ma il Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Ovviamente il Premier non la prende benissimo, ma soprattutto viene da chiedersi perché Napolitano fa una cosa simile, perché dà un simile schiaffo al Presidente del Consiglio, quella misura più rappresentativa del governo Renzi, e lui ne parla con Padoan. Non solo, fa filtrare l'agenzia una nota in cui dice che il problema era i chiarimenti sulle coperture, come dire. I soldi per mantenere la promessa elettorale più importante di Renzi forse non ci sono davvero. E allora noi in edicola vi spieghiamo bene che cosa è successo, quali importantissime retroscena sulle vicende dei prossimi mesi ci sono dietro questo evento e quali sono queste coperture che meritano ulteriore attenzione. Tutto questo in edicola. Per la prima volta quella che fu la sede distaccata del governo balneare di Berlusconi rischia di non essere aperta o addirittura di finire in vendita. Parliamo di Villa Certosa. Sicuramente Berlusconi non potrà andarci se non con un permesso straordinario del giudice che non sembra previsto, almeno in questa fase, ma sarebbero avviate delle trattative molto serie con l'emiro del Qatar che, dopo essersi comprato la Costa Smeralda, il consorzio Costa Smeralda ora punterebbe alla villa di Berlusconi. Prezzo di partenza 470 milioni di euro, ne dico.